poi suggerirei di cedere il microfono a Raimondo Bolletta che tracci alcune conclusioni rapidamente della tavola rotonda, per poi ricederlo a Guido Benvenuto che farà le conclusioni dell'intero evento. Allora, buonasera a tutti, sono Andrea Spira del sesto ciclo e sarò brevissima perché sento qui la presenza di Raimondo e della sua ironia. Allora, intanto io mi occupo, mi sono occupato dopo il dottorato di tecnologie educative, in particolare di pedagogia dei webinar e di comunità di pratica virtuali, quindi VCOP, Virtual Communities and Practice, usate come comunità di apprendimento, e poi di formazione professionale online nel settore delle lingue, quindi interpreti e traduttori. Però quello che volevo fare oggi soprattutto è ricordare qualche piccola cosa che riguardava il dottorato, in particolare la figura di Aldo Viserbecchi. Questa mattina Elena Mignosi ha parlato di rapporti fra i pari. E secondo me questa è una cosa molto importante, anche se c'era una certa litigiosità di cui si è parlato più volte, no? Quella che sono stato citato per il fatto di aver usato questo proverbio africano, no? Sugli elefanti che schiacciavano l'erba, no? Ma al di là di questo, il contesto in cui si svolgeva il lavoro di ricerca e di didattica nella scuola di dottorato di Viserbecchi era veramente un vivaio di collaborazione, io la chiamerei una fabbrica di idee in cui si coltivavano davvero le relazioni, e molto in questo senso è venuto dal lavoro proprio dei singoli dottorandi, e si sperimentava proprio quest'idea di un gruppo di lavoro comune, di una comunità di ricerca. E quindi ci preparavamo in qualche modo al mondo della scuola e della ricerca che ci aspettava fuori dalle mura di Villa Mirafiori. Io volevo dire qualche parola su Aldo Viserbecchi e in particolare il fatto che per me è stato un riferimento fondamentale nel mio percorso di studi pedagogici. Io ero un allievo di Maria Corda Costa, però mi ricordo sempre che Aldo Viserbecchi era sempre molto presente, si affacciava alla porta della professoressa Corda Costa e chiedeva posto. Quando eravamo con la professoressa a parlare, diciamo, di progetti, per esempio della tesi, e poi si sedeva al tavolo molto affollato di carte della professoressa ed era curiosiva e si interessava di qualsiasi argomento. E forniva sempre collegamenti, idee, proposte di approfondimento, qualunque fosse l'argomento. E io me lo ricordo soprattutto così, quindi come una persona estremamente curiosa e anche vorrei aggiungere giocosa. Insomma, questo è un qualcosa che mi ricordo. Tanto mi ricordo che lui ha lavorato sull'idea di gioco e lavoro, è una delle cose che mi ha più influenzato, no? Questa sua posizione sulla differenza tra gioco e lavoro e questo. Esatto, sull'udiforme, no? Quindi gioco, lavoro, attività ludiforme, insomma, ecco, quindi volevo ricordare questa sua giocosità. E volevo ricordare un paio di fatti personali, perché poi ovviamente quando siamo un po' egocentrici nel ricordare noi i nostri maestri fondamentali, io volevo ricordare due fatti che mi hanno coinvolto particolarmente. Il primo era quando, una volta dandomi la parola, introducendo la mia relazione durante una delle riunioni di dottorato, disse: Spira, come sempre, lei vola alto. Allora, questa ironia, questo affetto che c'era sempre da parte di Viserbecchi erano un modo, diciamo, di invitarmi, almeno io l'ho letto così, a rimanere con i piedi saldamente a terra e quindi aderente ai fatti, anche se guidato, diciamo, dalla situazione problematica dalla quale partiva la mia ricerca. Ed è qualcosa che mi sono portato sempre appresso negli anni, dopo qualsiasi operazione di conoscenza che avessi condotto. Quindi questa è stata proprio un'eredità molto importante. E l'altro esempio che volevo fare, cioè l'altro esempio di cui molti saranno, insomma, molti si ricorderanno, era il suo classico Much more research is needed.
che in qualche modo ci ricordava sempre un'esortazione che non si stancava mai di ripetere e che io credo che oggi dovremmo farla nostra più che mai, no? in questa epoca di tracotanza intellettuale, insomma, in cui insomma, poco si riflette sulla necessità di un approccio scientifico serio. E Aldo Isalbergi lo diceva sempre sorridendo questo, no? Con un sorriso che era al contempo gentile ma anche ironico. E allora quel sorriso, che sono sicuro che ognuno di noi qui si ricorda bene, che ti riconosceva con un affetto umano e quindi con la sua grande umanità, e che però nello stesso tempo non smetteva mai di ricordarti le tue responsabilità di pedagogista sperimentale. Ecco, io questo è il mio Isalbergi, quello che oggi mi porto ancora dentro, e che vi volevo quindi così brevemente raccontare con affetto e gratitudine.